Il legame c'è da sempre, è saldo e duraturo, anzi è speciale, come dice lo stesso primo ministro dell'Albania, Edi Rama, arrivato in Abruzzo per ricevere l'ordine della Minerva conferito dall'Università d'Annunzio. L'Italia e l'Albania sono amiche e vicine e la statura, non solo fisica, di Rama gli consente di pronunciare parole importanti. Non dimenticherà mai quello che l'Italia ha fatto per gli albanesi e che sarà sempre con l'Italia e vicino all'Italia perché viene molto naturale di esserlo. Il riferimento è proprio al grande aiuto che l'Albania ha dato all'Italia nel momento difficile del Covid ed è per questo che Edi Rama ha ricevuto l'onorificenza dell'Università d'Annunzio. Chiaro che io solo ricevo qualcosa che appartiene all'Albania, appartiene al popolo albanese, appartiene a tutti quelli che hanno fatto di noi, della nostra generazione, quelli che siamo quando si tratta di ospitalità e di onorare gli obblighi. E verso l'Italia noi abbiamo un obbligo da onorare che una vita non basta onorarlo completamente. L'Italia è quello che io immagino per il futuro dell'Albania, non la Germania, non la Francia, anche se sono bellissime, grandissime, ma preferisco il genio e la sregolatezza italiana. E sollecitato sull'invasione dell'Ucraina da parte dei russi, Rama, sottolineando la posizione salda dell'Albania all'interno della NATO, aggiunge: sicuramente sarebbe ideale di avere la pace senza le armi, ma non vedo come. Cioè, porgere l'altra guancia è una buonissima idea, ma non quando si tratta di un invasore.